potrebbe fare oggetto di questa meditazione è un oggetto ambizioso perché niente meno che la Trinità, no? Oggi è la festa, la solennità della Santissima Trinità e mi sembrava giusto in questo tempo di ritiro tornare sulla liturgia di questo giorno, su altre cose che ci possono aiutare a mettere un po', ancora una volta, o un po' di più, la nostra attenzione su Dio che noi crediamo è colui da cui noi veniamo, no? Ma è anche l'oggetto più importante del nostro amore e anche la nostra meta finale, la meta della nostra vita, e che nel suo disegno di salvezza, nella sua bontà, ha voluto rivelare a noi il suo mistero, no? Cioè chi è lui nella sua vita intima, no? Come fanno le persone che si amano, che progressivamente si svelano, no? All'amato, all'amata, perché questo amore possa crescere, no? Più ci conosciamo, più ci possiamo amare. E noi, cioè tra noi creature, più ci conosciamo, più conosciamo anche le nostre fragilità, i nostri difetti, no? I nostri peccati anche, i nostri limiti, ma sappiamo anche che l'amore deve arrivare anche lì, cioè a inglobare tutto, no? Ad amare una persona così come Dio l'ha pensata. Se tu, Dio, ci hai pensati così, in fondo ci hai pensati nell'amore, ci hai pensati così, no? Con molte qualità, con molte doti e allo stesso tempo con alcuni limiti. A volte sono proprio le qualità che portano con sé dei limiti. Invece nel parlare con Dio, cioè nel guardare Dio, la teologia, la rivelazione, anche la ragione ci dice che non ci sono limiti in Lui, no? Anche se vi ricordate forse che Cardinal Biffi raccontava appunto al Papa Benedetto negli esercizi che la sua perpetua e invece aveva da ridire, no? Una serie di cose, no? Nell'incontro con Gesù gli avrebbe dato tutta una serie di proteste, no? Di rimostranze. Noi nella nostra visione limitata abbiamo cose che non capiamo, no? Di quello che Dio permette, di quello che Dio fa, perché per esempio attende, cioè non ci sembra che non risponda come noi vogliamo alla nostra preghiera e così via, no? Però la ragione, la teologia, la rivelazione ci dice che Dio è pienezza e in questa pienezza c'è anche questa realtà dell'essere padre, dell'essere figlio, dell'essere spirito, che è l'amore che passa dal padre al figlio. E questa realtà ci può dire molto, anche se si presenta come un mistero, no? Si presenta come una cosa che è difficile per l'umano dire, è uno ma sono tre, no? Poi evidentemente anche nella storia della Chiesa, nella storia della teologia, ecco, Sant'Agostino per primo sembra, no, che abbia fatto l'immagine della famiglia, no? Perché la famiglia può essere vista come un'immagine della Trinità, però in ogni caso è un'immagine lontanissima da quello che è il mistero della Trinità, che sono veramente uno, eppure sono anche tre, no? Quando leggevamo nella messa di oggi la prima lettura del libro dell'Esodo, ecco, io dico che nella messa di oggi quando
ho cominciato la mia omelia dicendo: beh, qui si fa un po' di fatica a vedere la Trinità nelle letture, tranne in quella di San Paolo. E un po' è vero, anche se in realtà la Trinità c'è, anche se nascosta. Per esempio, nella lettura del libro dell'Esodo, il Signore passa davanti a Mosè. Mosè si alzò di buon mattino, salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Dives in misericordia, no? Ricco di amore. Quindi anche nell'Antico Testamento, quando i nostri, appunto, progenitori, i nostri fratelli nella fede avevano l'idea che Dio è uno, anzi questo era un tesoro di Israele nei confronti degli altri, dei popoli vicini che venivano disprezzati e cercavano di salvarsi da loro perché erano politeisti, vedevano Dio, l'unità di Dio era un tesoro che Israele ha custodito e perché potesse essere passato agli altri popoli. Però in questo tesoro di unità di Dio, che è la forza della rivelazione che ha dato Dio a loro, ad Abramo e a tutti quelli che gli sono successi, c'è lo svelamento che lui è amore, no? È misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di amore, ricco di fedeltà. Lì possiamo vedere in questo ricco di amore quel Dio è amore che dice San Giovanni poi nella sua prima lettera, e l'amore tra i tre, che è lo Spirito Santo come persona, e però è anche tutto Dio che è amore. Il Padre che genera nell'amore il Figlio che è generato nell'amore, e lo Spirito Santo che è amore tra loro. Può essere bello, può essere consolante, no? Fare l'orazione, nell'orazione, nella preghiera noi ci mettiamo davanti a Dio, a volte facciamo fatica, a volte siamo stanchi, a volte siamo distratti, a volte abbiamo molti problemi, no? Che ci vengono dall'esistenza, dalla vita, dal lavoro, anche i problemi che ci sono nelle famiglie, no? Qui vedete il Papa nella Amoris Laetitia è molto schietto, no? Ha voluto che non solo si dicesse quanto è bella la famiglia nel disegno di Dio, no? Quindi nella Bibbia, primo capitolo, ma poi però a un certo punto dice: beh, mettiamo i piedi per terra, vediamo, mi pare che sia il terzo capitolo, vediamo quali sono i problemi, e i problemi sono tanti, no? Allora noi forse a volte arriviamo al desiderio di pregare, di metterci qui davanti al crocifisso, a Gesù crocifisso, davanti al tabernacolo, davanti all'immagine della Madonna, davanti a Gesù Eucaristia che ci illumina con, possiamo dire, con la Trinità, perché dove c'è una persona, Gesù Cristo, Figlio di Dio, presente nell'Eucaristia, con tutta la sua umanità e con tutta la sua divinità, lì ci sono anche le altre due persone della Trinità, il Padre e il Figlio. Così noi lo contempliamo, e contempliamo la Trinità nell'Eucaristia e anche, possiamo dire così, riceviamo la Trinità nel ricevere la persona del Figlio, uomo Dio, nell'Eucaristia quando facciamo la comunione durante la messa, no? O anche al di fuori della messa, no? Quando si dà, ecco, situazioni ai malati, eccetera, no? Riceviamo la Trinità, no? Ce l'abbiamo già dentro di noi, abita in noi, secondo la promessa del Signore Gesù, e la riceviamo nell'Eucaristia. Allora, quando ci mettiamo a pregare così, davanti alla Trinità, possiamo dire così, portiamo il bagaglio anche delle sofferenze personali, della famiglia in cui siamo, ma anche delle famiglie che ascoltiamo, no? Che conosciamo. E allora
ci può confortare tanto, non solo portare sull'altare davanti a Dio tutte queste esigenze, no, queste necessità, queste preghiere, ma anche essere consolati e confortati da questa famiglia di Dio, che è la Trinità, che nella quale invece non c'è limite, non c'è peccato, non c'è mancanza, non c'è rancore, non c'è... e c'è un'armonia completa. È un'armonia che il Signore non ha come gelosa possesso, lo sappiamo, non vuole avere solo per sé, vuole donarcela e ci dà la speranza che questa armonia possa passare a noi, anche se con difficoltà e con gradualità. È impressionante la gradualità che ha voluto avere il Signore nel rivelare questo essere Lui, Padre, Figlio e Spirito Santo, perché sa che anche la nostra testa è limitata, perché questo popolo che aveva costruito il monoteismo poteva fare fatica a capire che in questa unicità di Dio c'era dentro una comunità, una famiglia, no? una comunione di persone. E infatti ecco, quando nel Vangelo di oggi a me il predicatore dell'omelia metteva qualche difficoltà, perché poi lì non è esplicitato lo Spirito Santo, no? C'è Dio Padre che ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, qui c'è la missione del Figlio, però appunto senz'altro in questa, perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna, in questa vita eterna, la vita la riceviamo grazie allo Spirito Santo, no? È la vita di Dio che lo Spirito Santo ci dona, che peraltro se noi andassimo, anche se nella messa il Vangelo è breve, è solo questa, cioè queste brevi frasi dell'incontro di Gesù con Nicodemo, in realtà prima Gesù ha parlato a Nicodemo dello Spirito, ha detto che quando lo ha provocato, no? Dicendo che se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio, allora Nicodemo, come può nascere un uomo quando è vecchio, come può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Allora Gesù gli dice: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. E quello che è nato dalla carne è carne, la generazione umana, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto, il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va, così è chiunque è nato dallo spirito. No? Quindi a me colpiva recentemente nel rileggere l'episodio di Cornelio negli Atti degli Apostoli, no? Di vedere come lo Spirito Santo addirittura aveva dopo la Pentecoste una mobilità, un protagonismo, potremmo dire così, un interventismo, no? E cioè lui, quando Pietro va nella casa di Cornelio, poi si accorgono, arriva lo Spirito Santo su questi pagani, quindi non sappiamo bene attraverso quali segni esterni loro si sono accorti che arrivava lo Spirito Santo, ma evidentemente questi personaggi sono cambiati, hanno capito, si sono trasfigurati, non lo so. E quindi lo Spirito Santo è arrivato addirittura, pensate, no? Bypassando, potremmo dire così, la Chiesa, se non con la presenza di Pietro e degli altri apostoli, e anche sacramente, cioè è arrivato lo Spirito Santo, come ha voluto lui. E è molto bella la presenza dello Spirito Santo negli Atti degli Apostoli, nei Vangeli noi conosciamo il Figlio in modo particolare, e il Figlio parla continuamente del Padre. E negli Atti degli Apostoli forse è più presente lo Spirito Santo, ma però a me fanno molta simpatia queste tre persone, nel senso che
nel senso che parlano sempre bene delle altre due, no? Ciascuno, parla bene delle altre due, non parlano male, parlano, e parlano delle altre, cioè quando il padre interviene nel Vangelo poche volte, no? Nel battesimo di Gesù, in qualche altro momento in cui interviene, parla del figlio, dice ascoltatelo, è il mio figlio prediletto, è il mio figlio, insomma, dategli retta, io in lui mi sono compiaciuto. Il padre parla del figlio, il padre ci manda il figlio, il padre parla del figlio, il padre ama il figlio sopra ogni cosa e ama noi, come ama il figlio, no? Siamo i molti fratelli, no? Lui è il primogenito di molti fratelli e ciascuno di noi che è nato, che è diventato figlio di Dio nel figlio, attraverso il battesimo, attraverso l'azione dello Spirito Santo, è amato da Dio come il figlio unigenito, no? E questo è sorprendente. Gesù lo dice continuamente, soprattutto nel Vangelo di San Giovanni, come il Padre ha amato me, ama voi, come manda me, manda voi, chi vede voi, vede me, quindi vede il Padre, vede chi mi ha mandato. Quindi contemplare il Figlio nella Trinità vuol dire metterci dentro, sapere che siamo dentro siamo dentro a questa riunione di famiglia, a questo amore meraviglioso che costituisce la Trinità. Il Figlio parla moltissimo del padre. Io qualche giorno fa, volendo appunto fare una piccola ricerchina che ogni tanto mi piace fare, ho provato a prendere quei capitoli dal 13° al 17°, ecco, che sono 5. E di San Giovanni, no? Che sono i capitoli che narrano i dialoghi che Gesù ha nell'ultima cena con i suoi discepoli. E in questi 5 capitoli, vediamo un po' quante volte si cita la parola padre. 52 risultati, eh? 52 risultati. E alcuni sono dell'Evangelista che narra, no? Per esempio, all'inizio, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, così introduce la lavanda dei piedi, no? Che Gesù fa con. Poi si va avanti un po', e poi nei dialoghi di Gesù, a un certo punto comincia a parlare del padre e, potremmo dire così, con una frase che vuole essere rispettosa, non finisce più, cioè continua a parlare del padre, no? Tanto che appunto poi provoca Filippo che dice, ma senti, mostraci il padre, no? E dice, basta, cioè, basta parlarci del padre, ma faccelo vedere, no? Portalo qui a cena con noi, faccelo presentare. E Gesù gli dice, chi vede me vede il Padre. Da tanto tempo sono con voi, non hai ancora capito, cioè non hai ancora capito la Trinità, che siamo uno. Quindi chi vede me vede il Padre. Questo è molto importante. A volte ci sono delle persone anche, insomma, cattolici formati a lungo nella Chiesa, che dicono, ma io mi trovo meglio. L'orazione con Gesù va bene, ma il Padre faccio difficoltà. E allora bisognerebbe citare, scusami un attimo, quando parli con Gesù, parli con il Padre. Cioè è vero che possiamo nella preghiera sottolineare di più, mi rivolgo al Padre come figlio, nel figlio mi rivolgo al figlio anche come amico, come Dio incarnato, perché io posso vedere il colore dei suoi occhi, immaginandolo, ascoltare la sua voce e sentire il suo abbraccio, no? E è vero, no? E lo spirito è un po' più difficile, forse, forse sì, forse no, perché poi in realtà è un'esperienza umana, così come è un'esperienza umana quella della paternità e della maternità.
perché poi in Dio c'è anche questa dimensione, perché se non avrebbe potuto crearla, e la dimensione della maternità e la dimensione della filiazione è conosciuta a noi, abbiamo un padre, una madre, siamo figli, e molte persone fanno questa esperienza che è veramente molto importante e può cambiare la vita di una persona, no? L'esperienza della maternità, l'esperienza della paternità. Tutti abbiamo l'esperienza della filiazione e molti hanno l'esperienza proprio fisica della maternità, della paternità, e quindi Dio ha usato un modo che è vero, che è suo, che lui è così, se ci ha rivelato che è così, che possiamo capire facilmente, e lo Spirito Santo è l'amore, e tutti abbiamo l'esperienza dell'amore. L'amore che c'è, ma magari non si vede, non è una persona tra di noi, c'è, tra due persone c'è amore. Magari si vedono, si vede che due persone sono innamorate, per esempio, no? Si vede come una madre ama il figlio e viceversa. Si vede dai gesti, si vede dai fatti, si vede da, ecco, si nota dalle parole, dai fatti della vita, dall'eroismo, dal dare la vita, si nota che due persone si amano. Amatevi come io vi ho amato, no? Cerchiamo anche noi di amarci così. E lo Spirito Santo è l'amore, si vede che si amano. Ecco, l'amore si vede che c'è, anche se non posso dire è questa cosa qua che io posso toccare. Quindi in fondo la rivelazione della Trinità è comprensibile, potremmo dire così, paradossalmente, pur essendo un mistero incomprensibile. Qualcosa della Trinità c'è sempre in noi, ed è qualcosa a cui tendiamo. Com'è bello l'amore che genera, com'è bello l'amore di una famiglia che si comprende quando c'è l'armonia, com'è bella la comunità delle persone anche nella Chiesa, l'immagine della Trinità in noi, no? Allora, vi dicevo, il figlio, il padre parla del figlio, il figlio parla del padre. 52 volte, un po' di meno, alcune sono dell'Evangelista, ma nessuno viene al padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il padre. Signore, mostraci il padre, ci basta. Chi ha visto me ha visto il padre. Come puoi tu dire mostraci il padre? Il Padre, non credi che io sono nel Padre, il Padre è in me. Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre, il Padre è in me, e così via, no? Tante volte Gesù parla del Padre in quei capitoli. E noi, ciascuno di noi, ciascun cristiano che ha dentro di sé la Trinità, che è stato creato dalla Trinità, che è stato battezzato nella Trinità, che punta ad arrivare a conoscere Dio così come Egli è, nella vita eterna con Lui, dopo la morte, e così conosceremo Dio così come Egli è, dice San Giovanni, che nella propria struttura dentro, anche questa è un'immagine classica della teologia, ha la Trinità per come è stato creato, nel senso, un'altra immagine della Trinità che risale ad Agostino, è la possibilità che abbiamo della conoscenza e dell'amore. L'essere umano che può conoscere e amare, così Dio, in Dio, Dio Padre, la sua conoscenza, la conoscenza di sé e di tutto ciò che è il Figlio, e l'amore è lo Spirito Santo, quindi nella stessa struttura della persona c'è una traccia della Trinità. Noi che abbiamo questa traccia della Trinità dentro di noi, e perché siamo stati creati dalla Trinità, battezzati nella Trinità, andiamo verso la Trinità, viviamo della Trinità nella nostra vita spirituale, nella nostra vita, la nostra vita cristiana è una vita nella Trinità. Siamo illuminati da questa realtà di Dio,
nel nostro identificarci con il figlio, certo siamo in modo particolare figli, ma siamo anche padri e siamo anche Spirito Santo, no? Mi sono ricordato di una donna per cui io prego adesso, perché poi lei ha avuto un gravissimo incidente ed è in una situazione molto difficile, che una volta mi svelò questo suo pensiero, no? Che quando conosceva un sacerdote, cioè se conosceva bene un sacerdote, lei pensava che alcuni sacerdoti sono un po' più padre, oppure un po' più figlio, o un po' più Spirito Santo, no? E mi colpì questa annotazione, mi fece anche degli esempi, mi disse anche quello che pensava di me, che però non so se svelare in questo momento, però questo mi fa pensare che invece, forse appunto ciascuno di noi nel suo rapportarsi con gli altri, nella relazionalità che possiamo avere e con la gioia di vivere la vita umana, la vita della società, la vita della famiglia, la vita della Chiesa, con la relazionalità che Dio ha dentro di sé, no? In Dio le relazioni sono ciò che costituisce la Trinità, e come diceva quella famosa frase del Concilio di Firenze, che in Deo, se non ricordo male a memoria, dagli studi di una volta, omnia sunt unum ubi non obviat relationis oppositio. Cioè, cioè ciò che non è paternità e filiazione o spirazione dal padre e dal figlio, tutto il resto è uno. C'è un'unità semplicissima e straordinaria. Però queste relazioni costituiscono la persona. E mi piaceva moltissimo anche una frase di San Tommaso che una volta ho trovato citata, che ogni persona nella Trinità ha la sua personalità. Quindi anche la diversità tra di noi ha questo fondamento. Diverso è il Padre, diverso è il Figlio, diverso è lo Spirito Santo, sì. Quindi non dobbiamo preoccuparci della diversità, anzi dobbiamo cercare di amarla. E allora nel nostro relazionarci tra di noi, nel nostro vivere la relazione d'amore con tutte le persone, in modo particolare quelle più vicine, quelle della nostra famiglia, ma quelle che il Signore ci chiede di amare con il cuore grande, perché tutti dobbiamo amare, in modo particolare le persone che entrano in relazione con noi, dobbiamo amare anche i lontani, lontanissimi, quelli che stanno dall'altra parte del mondo, dobbiamo, cioè, pregare per loro, vogliamo, no? Amarli come li ama il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, però con le persone che sono vicine, questa relazionalità che tu, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, mi chiedi di avere con loro, forse mi può aiutare a pensare. Mi chiedi con quella persona, magari con la stessa persona, di essere a volte Spirito Santo, no? Devo sottolineare l'amore, guardare con amore. Ieri facendo un corso, una lezione di un piccolo corso di preparazione al matrimonio con alcune coppie che si vogliono sposare, e leggevamo Amoris Laetitia capitolo 4, c'è un punto in cui chiede il Papa, dice, suggerisce di guardare con lo sguardo d'amore, no? Che ci permette di appunto anche di amare anche l'altro in tutte le sue, anche le sue, i suoi difetti, eccetera. Mi chiedi tu, Spirito Santo, di essere Spirito Santo, di essere così unito a te, no? Possiamo dire identificato con te, da vivere in quella relazione, in quel momento essere lo spirito che soffia dove vuole, no? Lo spirito che fa rinascere, lasciare passare attraverso di me lo Spirito Santo che fa rinascere dall'alto. Quella persona ha bisogno di rinascere, e il rapporto con me, magari solo l'ascolto,
Solo l'ascolto, lo sguardo affettuoso la fa rinascere. Oppure mi chiedi di essere padre, madre, che appunto che genera, ma anche che fa crescere, che aiuta a fare un passo di maturità, che aiuta, non so, ti comprende quando sbaglia, ma aiuta, cioè che dà fiducia, che aiuta a migliorare. O mi chiedi di essere figlio che si lascia aiutare, o che vive il rispetto, che vive la venerazione per coloro che sono, che mi hanno generato, che mi hanno educato, che hanno dato la vita per me, che mi hanno che mi hanno forgiato. Essere figlio che si lascia aiutare, essere figlio che si lascia correggere, essere figlio che impara, magari con la stessa persona, oppure con persone diverse o relazionalità diverse, che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo mi aiutano a identificare. Possono, non è ovviamente un cammino dovuto, né l'unico cammino per rendere, possiamo dire così, più divine, che vuol dire anche più umane, le relazioni nelle quali noi viviamo la nostra vita. Allora, in tutto ciò mi dispiace solo un po' di averla lasciata alla fine la Madonna, anche se siamo Maria e lei è, insomma, lei è la nostra maestra nelle relazioni in generale, ma in modo particolare nelle relazioni con Dio Padre, con Dio Figlio, con Dio Spirito Santo, che lei ci illumini, ci aiuti, ci sorrida, ci benedica, ci abbracci, no? Così come la Trinità, per qualcuno è stato detto, no? Da qualcuno, da un teologo, è come un grande abbraccio da cui prende ispirazione anche quello che si realizza tra noi, no? Tra gli amici, tra i genitori, i figli, tra gli sposi.